terminato prima del previsto il divino sacramento della Santa Messa, ma come al solito i due comandanti tendono a tardare, eppure il francese arriva da Melfi, lo spagnolo da terra. Sapete bene come sono questi stranieri, veloci nell'invadere i territori altrui, lenti negli affari reali e diplomatici. Prego Dio che non finisca in armi. La nostra è una terra così tranquilla. Cieca, padre, non tranquilla, cieca. Siete sempre così severo, eccellentissimo, di un cinismo incredibile, l'animo di voi notari. Ecco, stanno arrivando. Come sempre, ci vogliono fare auto trionfalistiche. Trombe, cavalli, per due cavalieri fieri di dividersi miseri degli uncoli. Aspettavamo con ansia il vostro arrivo. Lo credo. Ci sono molte aspettative su questo incontro. Salut! Hola! Come sta va? Muy bien, grazie. Vi porto gli onori del mio sovrano, Re Ferdinando il Cattolico. Il Re Luigi XII vi porta il più cari omaggi. Signori, se volete, io sono pronto. Posso darvi la benedizione. Pardon, padre. Siamo stati profondamente scortesi. Come sa, padre, per noi è importante il sostegno della volontà di Dio. Ci inginocchiamo per la benedizione. Che Dio benedica questi due cavalieri giunti in quest'umile romitaggio di Sant'Antonio ed aiuti il loro re a trovare una giusta intesa ed una definitiva spartizione di questa fortunata terra. In nome del Padre, et Fili, et Spiritus Sanctis. Amen. 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 Signori, credo sia arrivato il momento di pensare agli affari. Oggi, 1° aprile 1502, in questa terra neutrale si incontrano Ludovico d'Armagnac, duca di Nermus, e Gonsalvo Ferdinandes de Cordoba, detto il Gran Capitano. Trovare un accordo per la divisione del regno che prima fu il regno d'Aragona. Io sono qui in qualità di notaio per assicurare agli annali questo cruciale incontro. Allora, Ferdinando, credo che convenite con me nel prendere atto che siamo riusciti senza colpo ferire a conquistare tutto il regno di Napoli. Noi abbiamo Napoli, Campania e Abruzzi. Voi spagnoli avete Calabria, Basilicata e Puglia. In tanta cieca sottomissione e in tanta muta acquiescenza dei sudditi, perché dobbiamo batterci per spartirci queste ricche spoglie? Il Trattato di Cordova
sottoscritto dai nostri re, era ed è ben chiaro. A voi la parte settentrionale del regno, a noi la parte meridionale. Nonostante le clausole del trattato, tuttavia sappiamo voi come sia andata a finire. I nostri eserciti si sono scontrati. Noi vogliamo evitare che si arrivi nuovamente alle armi, ma le sorti della Capitanata e del Contado del Molise restano ancora indefinite. Il mio re ci tiene a farvi sapere che avanziamo serie pretese nei confronti del territorio di Capitanata, in quanto appendice degli Abruzzi, in nostro possesso. Capite bene, amico, che per noi quel territorio è parte integrante delle Puglie. In cambio, il nostro re è disposto a cedere i titoli di re di Napoli e duca di Puglia e Calabria alla figlia del vostro re Claudio e al suo promesso sposo. Se ne fa così, il re Luigi sarebbe assolutamente contrario. Se non ci date parte di questo territorio, si può dire che è come se noi cedessimo l'intero reame a voi spagnoli. Se però volete insistere a mantenere il possesso su queste terre, allora noi chiediamo Manfredonia e Monte Sant'Angelo, come del resto aveva un tempo proposto il vostro re. Non ricordo affatto questa proposta. Comandante, mi auguro che la vostra brama possa trovare un limite. La mia brama? Se queste negoziazioni vanno in malora, compagnoni, sarà proprio per l'ardente passione che voi nutrite per la Basilicata e per il feudo di Monte Sant'Angelo. Per non parlare del cattivo animo degli italici che militano sotto le insegne del vostro re. Gli italici sono facilmente controllabili. Basta garantire loro una minima parvenza di libertà e ottenere il loro appoggio. Evidentemente voi francesi non riuscite ad assoggettare tutti questi territori. Di fronte alla vostra indisponenza, non potrò che reclutare tanti negli Abruzzi ed assalire la Basilicata. Signori, eravamo qua appositamente per trovare un accordo. Silenzio, eccellentissimo! Silenzio! Silenzio! Che Dio ce la mandi buona! Armagnac! Sarò costretto a impartire ordini alle truppe delle terre d'Otranto e di Bari affinché ripieghino a difendere la Basilicata. La necessità delle spade è vostra responsabilità. Volete farvi paladini di un popolo che popolo non è? Gli italici sono servi di re. E giuro su questa spada e sul mio orgoglio che questo re sarà Luigi XII. Quanto è vero che Mealman è gran capitano, vi caccerò dal mezzogiorno con le mie mani e i miei soldati. Stranieri nel nostro retaggio, stranieri sul nostro suolo, ogni gente deve essere libera, perché Dio è padre di tutte le genti. Oggi spagnoli e francesi sono qui per dividersi le nostre terre come oggetto di baratto. Ma come arrivò il diluvio universale, così giungerà un giorno in cui noi riusciremo a salvare le sorti della nostra patria e del nostro destino. Tante guerre vengono combattute, molte madri vengono prese prigioniere, molte città vengono devastate. Quanto a lungo, mi chiedo, continueremo
a sopportare queste offese? Quanto a lungo terremo nascosto la nostra forza ed il nostro destino? Quanto tempo passerà ancora per poter dire di essere fratelli sul libero suolo? Nel frattempo, prego e pregherò perché la fedeltà dell'umile gente non è flebile alle orecchie di Dio, né priva di dignità ed onore. Vorrei tanto trascrivere le sue parole, padre, ma la storia la scrivono i vincitori. Io non potrò far altro che trascrivere la pochezza, la povertà di animo e di mente dei due cavalieri.